Oh, è proprio brutto Bleach. Sì, sono pareri, tu non capisci niente, e gnè. Io ho trovato quest'anime banale, noioso e prevedibile, tanto che ho dovuto mollarlo a un certo punto perché non ce la facevo più. Mi sono fermato alla saga degli Arrancar e ho visto anche troppo. Per citare un mio amico, la vita è troppo breve per perdere tempo a guardare le cose che non ti piacciono. Insomma, per me Bleach è proprio brutto ai livelli di Dragon Ball e Seven Deadly Sins. E di che parla sto anime? Il protagonista Ichigo è il classico bad guy dal cuore d'oro dei licei giapponesi che fa rissa con tutti ed è il più forte della sua scuola, quindi dell'intero Giappone. Siccome il protagonista è già speciale di suo perché vede gli spiriti e un giorno, per una fortunata coincidenza, prende i poteri di uno Shinigami, gli dei della morte giapponesi, e da lì andrà a caccia di demoni chiamati Hollows e così diventerà ancora più speciale, fino a diventare il più forte di tutti. Wow, che trama originale, storia mai sentita prima d'ora. Ma se non ti piace, perché fai un video su Bleach? Perché sì, qui usano delle arti marziali fittizie o almeno fanno finta di farlo. E per completezza voglio parlarne, quindi te le becchi. Le tecniche di combattimento degli Shinigami si possono riunire in un unico termine, detto Zankensoki o Zankensoki, non mi ricordo dove va l'accento. Dove Zan sono le tecniche di combattimento con la spada, Ken combattimento a mani nude, So tecniche di movimento e Ki energia spirituale. Ogni tecnica richiede un certo livello di potere e il proprio potenziale ne determina la padronanza. Andiamo più nel dettaglio e vediamo cosa rappresentano questi quattro stili partendo dalla tecnica fondamentale per uno Shinigami, lo Zanjutsu, letteralmente l'arte della spada. Lo stile che insegna a combattere con lo Zanpakutō, che è l'arma degli Shinigami, generalmente è una spada. Per uno Shinigami non padroneggiare almeno questo stile è motivo di vergogna. È abbastanza palese che lo Zanjutsu sia basato sul Kendo. Quindi non andrò oltre a parlarne, ho fatto un video specifico apposta, se vuoi vattelo a guardare. Al secondo posto, come tecniche di combattimento, c'è l'Hakuda, il combattimento corpo a corpo. È uno stile che si basa molto sulla velocità d'attacco e sulla forza fisica più che da tecniche particolari. Anche perché sembra un miscuglio casuale di tecniche di arti marziali e botte da rissa, anziché un insieme di tecniche fatte con criterio. Esiste anche la possibilità di potenziare al massimo le tecniche Hakuda col Kido grazie alla tecnica avanzata Shunko. Allo step 3 abbiamo lo Ho-Oh, stile di combattimento difensivo che si basa su movimento, agilità e velocità. Il livello di abilità può essere migliorato attraverso la concentrazione e l'addestramento. La massima espressione tecnica dello Ho-Oh è chiamata Shunpo, che consente di muoversi più velocemente di quanto l'occhio possa seguire. La velocità è il fattore principale, unita al minor numero di passaggi da utilizzare per andare da un punto A a un punto B. In questo specifico caso è fondamentale mantenersi in allenamento, altrimenti si perderebbe velocità. I migliori riescono anche a creare delle illusioni tipo clonare la propria immagine. Come ogni shonen che si rispetti, non possono mancare raggi di energia spirituale, qui chiamato Kido, via dello spirito o arte demoniaca. Il Kido è prodotto ovviamente da un forte spirito, qui chiamato Reiryoku. La maggior parte delle tecniche, chiamate anche incantesimi, sono numerate da 1 a 99. Per usare il Kido bisogna recitare una formula specifica per ogni incantesimo, che spesso richiede tempo per essere pronunciato, ma per i migliori del settore è sufficiente nominare l'incantesimo che il gioco è fatto. Il potere del Kido dipende dal potere di chi ne fa uso. Anche una tecnica di base può essere devastante se chi la utilizza è potentissimo. Esistono tre tipi di Kido. Il Bakudo sono gli incantesimi difensivi, che bloccano o respingono gli attacchi oppure congelano i nemici sul posto. Possono essere barriere protettive o sigilli. La Do sono gli incantesimi d'attacco che infliggono danni diretti al nemico, come la Hadouken, solo che lì si parla di Street Fighter. E infine il Kaido. Sono gli incantesimi curativi che non hanno né nomi né numerazioni. Semplicemente si tengono le mani sulle ferite, i palmi risplendono di luce spirituale verde e sei diventato un medico. Deve essere una forma avanzata di Reiki. Esistono anche le forme di Kido proibito, che implicano la manipolazione dello spazio e del tempo, o il Kido che sacrifica la vita dell'utilizzatore o dell'utilizzatrice. Di solito il Kido è utilizzato per gli attacchi a sorpresa, perché è più efficace quando non viene visto. Bene, per gli Shinigami ho finito.
Ma in Bleach non ci sono soltanto gli Shinigami e gli Hollows. Esistono altre classi e creature con i loro stili di combattimento. Anche se sembrerebbero più superpoteri piuttosto che arti marziali, ma sorvoliamo su questo dettaglio importantissimo. Per esempio ci sono gli Arrancar, che sono degli ibridi Shinigami Hollows. Utilizzano anche loro come armi le spade e nel loro stile di combattimento hanno delle varianti dello Zankensoki. Ad esempio una variante dello Shunpo è chiamata Sonido. È la stessa cosa, ma con nomi diversi. Un'altra variante, tipo del Kido, è il Bala, che in spagnolo significa proiettile. Sì, gli Shinigami hanno terminologia giapponese e gli Arrancar terminologia spagnola. Non ho capito il motivo. Comunque il Bala è un attacco spirituale veloce, mentre il Zero, che vuol dire zero, è un attacco spirituale molto più potente, ma con un caricamento più lento rispetto a un Bala. The Scorer vuol dire apertura ed è una tecnica che permette ad Arrancar e Hollows di viaggiare tra vari mondi e dimensioni. Fierro, tradotto ferro, è una tecnica difensiva che permette all'utilizzatore di condensare il suo Reiryoku creando una pelle dura come l'acciaio. La forza dello Hierro è proporzionale alla forza del Reiryoku. Se questa tecnica non dovesse bastare, c'è anche la rigenerazione ad alta velocità. Il nome dice tutto, non serve che te lo spiego, ma ha dei punti deboli. Anzitutto, molti Arrancar non usano questa tecnica per avere un maggior potere. Tra i punti deboli della rigenerazione c'è il fatto che non funziona sugli organi complessi tipo il cervello, per chi ce l'ha. E se il corpo viene danneggiato prima che abbia la possibilità di guarire o subisce grossi danni, allora questa tecnica non serve a nulla. Pesquisa, ricerca, è la capacità di misurare e localizzare il Reiyatsu di qualcuno entro una certa distanza. Ah, giusto, il Reiyatsu è l'energia utilizzata, diverso dal Reiryoku che è l'energia immagazzinata. L'ultima abilità è il Resurrection, la resurrezione. Questa è una trasformazione a tutti gli effetti, le loro ferite vengono curate, le capacità di combattimento e il potere aumentano drasticamente e riporta gli Arrancar alla loro vera forma, che generalmente ricorda un animale, ma non è sempre così. Basta, non ho altro da dire sugli Arrancar, passiamo ai Quincy. Prima di tutto, cosa sono i Quincy? Sono umani con poteri spirituali che vanno a caccia di Hollows. Utilizzano armi fatte col loro spirito e le loro armi preferite sono arco e freccia, che possono personalizzare a seconda delle loro abilità e dei loro gusti. Possono sparare a gran velocità una moltitudine di frecce, oppure spararne una potentissima. Tuttavia, se vengono lanciate continuamente, si corre il rischio di ferirsi alle mani. È palese che si siano ispirati al tiro con l'arco, in alcuni casi credo anche al Kyudo. Il Ginto è un piccolo tubo d'argento che i Quincy usano per tenere il loro Reiryoku. Questi piccoli oggetti consentono al Quincy di eseguire tecniche abbastanza potenti. Se gli Arrancar utilizzavano una terminologia spagnola e gli Shinigami una terminologia giapponese, i Quincy usano quella tedesca. Infatti, il Blut, cioè sangue in tedesco, è una tecnica avanzata. Facendo fluire il Reishi, il materiale principale che compone l'anima e tutta la materia spirituale, direttamente nei propri vasi sanguigni, possono aumentare drasticamente il loro potere d'attacco e di difesa. Tuttavia, c'è un grosso problema. Siccome le tecniche di attacco e di difesa utilizzano due diversi sistemi di Reishi, non le si possono utilizzare contemporaneamente. L'acquisizione di Blut dipende appunto dal sangue. Se un Quincy è un puro sangue, ce l'ha naturalmente. Se invece è di sangue mista, lo deve apprendere con un duro allenamento. E ovviamente anche qua c'è la discriminazione. Un Evergreen. Anche i Quincy hanno la loro forma di Shunpo, chiamata Irenkyaku. E come ultima tecnica c'è la Shadow, che permette di trasportarsi ovunque tra le dimensioni, pure nel proprio mondo interiore. Il Quincy che utilizza tale tecnica espande la propria ombra fino a farla diventare un portale. La dimensione di questo portale può essere modificata tramite vari gesti e può diventare abbastanza grande da far passare un grande numero di persone. Questa tecnica, per funzionare, indovina un po', ha bisogno di ombre. Senza queste non si può fare. E anche coi Quincy ho finito! Tu che ne pensi? Vorresti essere un Arrancar, un Quincy o uno Shinigami?
A te piace Bleach o è buon gusto? Fammelo sapere con un commento. E ricordati che in descrizione trovi tutti i link ai miei social e alle fonti. Se ti è piaciuto il video e ti va di sostenermi, puoi condividere questo video con chi ti pare, lasciarmi un bel like e iscriverti al canale. Nel frattempo, grazie per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Matane!